Grazie Presidente. Intervengo nel dibattito dopo aver sentito qualche collega parlare di euroscetticismo, parlare di venti di populismo che spirano in Europa. Ecco, vorrei da parte del gruppo Movimento 5 Stelle chiarire una cosa. Sì, siamo contro l'Europa intesa contro questo modello di Europa. Un modello ipocrita, un modello che è specchio delle contraddizioni dei governi che ne dettano le politiche senza alcuna possibilità di partecipazione dal basso da parte dei cittadini. Un modello fallace nel suo impianto, un modello le cui degenerazioni i cittadini di tutti gli stati subiscono ogni giorno sulla loro pelle. Un modello che non ci appartiene e che vorremmo disegnare in maniera diversa. Un'Europa in cui manca un'unica politica industriale, un'unica politica in campo di formazione, di energia, di ambiente, di diritti, di bilancio. Un'Europa in cui il Parlamento conti qualcosa e non sia solo un certificatore di azioni istituzionali decise da organi non elettivi che operano per conto di governi, banche e burocrati, senza alcuna visione d'insieme, senza alcuna capacità di creare futuro. L'Europa dell'austerity, della privazione dei diritti dei lavoratori, del progressivo smantellamento del welfare. L'Europa delle infrastrutture inutili, dei grandi corridoi per il passaggio delle merci, leggo anche all'interno di questa risoluzione il potenziamento di infrastrutture quando il traffico merci è in calo non da oggi ma da 12 anni. E queste previsioni di aumento sono solo grandi previsioni che andranno disattese. Per la Francia la TAV Torino-Lyon non è un'opera prioritaria, se ne parlerà semmai dal 2030. Per il Portogallo la stessa cosa e quindi torna la necessità di parlare invece di politiche industriali. Per esempio, non leggo nella risoluzione alcun cenno alla manifattura digitale. Sappiamo che Obama, il presidente Obama, ha investito 1 miliardo di euro in dollari in 15 Fab Lab per la manifattura digitale. Parliamo della nuova rivoluzione industriale. Queste sono le politiche industriali del futuro, quelle dove le merci non gireranno più sulle infrastrutture, ma i dati passeranno tutti attraverso la rete. Abbiamo già degli esempi nel nostro paese, esempi di aziende che vengono lasciate sole, come per esempio la Dall'Alba in provincia di Parma, dove si costruiscono automobili virtuali da corsa che vengono realizzate grazie all'aiuto e sostegno economico del governo americano, non italiano. Gli USA mettono a disposizione strutture di ricerca e sconti fiscali a fronte di creazione di posti di lavoro, spesso creando posti di alto livello professionale, quello che non vedo anche all'interno di questa risoluzione, come sviluppare politiche di occupazione che vadano in senso migliorativo. Non ci interessano gli 8 milioni di posti di lavoro creati dalla Germania in forma di mini job, che sono lavori dequalificanti, che sono lavori precari, che intrappolano il cittadino all'interno di un circuito vizioso dal quale non riesce più uscire fuori se non grazie agli aiuti di Stato. Un modello sociale europeo che l'Italia ignora, basato sul reddito di cittadinanza. In Europa ne abbiamo esempi ormai dovunque, l'Europa stessa ce lo chiede. In paesi come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, in questi paesi chi non guadagna abbastanza ottiene un'integrazione del reddito, anche chi lavora part-time. Per scegliere un'Europa migliore, un modello diverso, bisogna conoscere. E un altro modello di Europa è possibile, quello che chiedono appunto i movimenti di cittadini dal basso, questi venti sì che stanno spirando in tutta Europa, che stanno spirando in modo rivoluzionario, perché questo nuovo modello sarebbe un vero modello europeo, un'Europa che promuove la cooperazione fra gli stati, riducendo e non aumentando il rischio di conflitti come accade oggi, che promuova la stabilità, il miglioramento del tenore di vita. Non è un'Europa disegnata dalle banche e dalla vecchia politica partitica.
Questa è l'Europa in cui manca la vera democrazia. Le decisioni sono prese da alcuni governi più forti degli altri. Il processo di nascita degli Stati Uniti d'Europa è restato incompiuto. Quello che manca e che era fondamentale in una risoluzione come questa sarebbe stato a promuovere un vero Parlamento, far sì che le persone che noi abbiamo eletto e che ci rappresentano in Europa possano veramente incidere per disegnare un nuovo modello politico europeo.